Bentrovati da Nikos di Trevi Meteo, diamo insieme uno sguardo alla tendenza per i prossimi giorni perché manca l'anticiclone. Migrato verso il nord Europa, verso le isole britanniche e la Scandinavia, guardate come lascia aperto questo canale depressionario dall'Atlantico verso le nostre regioni, ma insomma depressioni che abbracciano anche l'Europa orientale, Balcani e Grecia, e anche nei prossimi giorni quindi parecchia instabilità, almeno fino al fine settimana. Possiamo vedere difatti come in queste ore, in questa giornata di venerdì, ancora una blanda zona di bassa pressione interesserà le nostre regioni con fenomeni che venerdì si concentreranno soprattutto al centro-sud, anche a sfondo temporalesco. Venerdì ancora un po' di variabilità al nord, nubi regolari ma pochi i fenomeni. Diamo uno sguardo invece al weekend perché attenzione, situazione non tranquilla, dall'Europa centrale arriverà una nuova zona di bassa pressione e soprattutto domenica, quindi ancora accentuata instabilità, delle piogge anche intense domenica mattina sull'angolo nord-occidentale, tanto che complice l'arrivo di aria fredda dall'est Europa, la neve sulle Alpi occidentali farà la sua comparsa domenica mattina anche localmente sotto i 1000 metri di quota. Quindi insomma attenzione, perché forse sabato, a parte ancora qualche fenomeno al sud, sarà la giornata migliore di questo weekend, e poi ancora domenica accenni di instabilità. I dettagli maggiori come sempre sull'app di Trevi Meteo.